Buon pomeriggio a tutti. Ci troviamo alla fiera Ricomincio dai libri in Napoli e oggi sono in compagnia dell'autore Elio Sabia per raccontare un po' il suo ultimo romanzo, Vite sospese, per Europa Edizioni. Benvenuto Elio. Buongiorno, benvenuto pure a te, grazie. Vite sospese è un metaromanzo, un romanzo nel romanzo che viene narrato egregiamente su due livelli differenti di narrazione, un salto temporale tra la Napoli moderna e la Napoli e la New York del passato, raccontando le vite sospese dei due protagonisti maschili, Mario, giornalista freelance alla ricerca sempre di un mood, di un gancio che gli possa appunto cambiare la vita, aspirante scrittore, e l'emigrante napoletano Gennarino Acampora, che è vissuto agli inizi del Novecento, negli anni 30, negli anni 40, per poi arrivare con la storia fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. I due protagonisti, intorno ai due protagonisti naturalmente ruotano tutta una serie di personaggi, ma in realtà cosa significa il titolo Vite sospese? Queste vite che sembrano unite tra di loro da un filo invisibile che lega Mario nel 2022 e Gennarino a New York e anche a Napoli negli anni 30? Questo noi lo chiediamo, anzi io lo chiedo all'autore Elio. Allora Elio, Mario e Gennarino hanno tanto in comune. Cosa? Prima di tutto, sia Mario che Gennarino hanno voglia di migliorarsi. Gennarino era uno scugnizzo che viveva a Napoli all'inizio degli anni 30, quasi costretto dal padre a emigrare in America per raggiungere la sorella del padre che aveva un ristorante a New York e per cambiare in meglio la propria vita, ma Gennarino non voleva assolutamente. Fu costretto ad andar via da Napoli, la Napoli che amava. E arrivato a New York, durante la traversata incontra una ragazza, anche lei è emigrante, che doveva andare in sposa a un uomo facoltoso di New York. Purtroppo questa persona si scoprirà durante il romanzo, si scoprirà che è un malavitoso e quindi ci saranno delle vicende tragiche che comporteranno e che impediranno il rapporto tra Irina e Gennarino. Gennarino è costretto a ritornare in Italia e la fortuna ha voluto, o meglio la sfortuna, che nel momento in cui egli arriva a Genova con il piroscafo si trova all'ingresso, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e viene arruolato. Quindi torna in Italia e deve fare la guerra. Questo diciamo è uno delle vicende anche tragiche del romanzo. Elio, Vite sospese è un romanzo intenso, molto, molto coinvolgente, dove al centro, il fulcro della storia è il destino umano, l'imponderabile nelle vite delle persone, perché è questo che tu hai raccontato con le storie di Mario, delle sue avventure, vicissitudini che lui vive a Napoli negli anni 2000 e di Gennarino con la sua vita tumultuosa, ricca di avventure. Ecco, è quello che lega queste vite sospese, l'imponderabilità del destino, le occasioni che si creano e che non sono prevedibili. Questo è il fulcro di Vite sospese. Hai raccontato di tanti argomenti, appunto, il destino, l'imponderabilità, hai raccontato di emigrazione naturalmente anche, perché tu di com'era la New York degli anni 30 per gli italiani che poi da Genova arrivavano a New York e a Little Italy venivano coinvolti anche nella malavita, come poi succede anche
a Gennarino. Sì, in effetti c'è un filo conduttore del romanzo che e questa ci tengo moltissimo a dirle, la tenerezza. Nonostante le vicende siano tragiche, nonostante ci siano dei momenti difficili, questo profondo senso di tenerezza che fa parte di quasi tutti i personaggi, per esempio Irina ha le sue tenerezze, anche se è una donna coinvolgente, diciamo in qualche maniera anche spudorata, ha la sua tenerezza. L'altra donna, Rachele, è infinitamente una sognatrice, ma come lo è anche Gennarino, che pur essendo uno scugnizzo agli inizi, poi è diventato adulto, ha studiato, è riuscito ad andare avanti, si è laureato ed è riuscito ad approfittare del boom economico del dopoguerra in Italia. Nonostante tutte queste belle cose, così la tenerezza è proprio il filo conduttore del romanzo. Anche un personaggio minore, per esempio il capitano Andrew Ferguson, pure è una persona tenera, racconta della sua vita di un qualche mese a Napoli prima della Seconda Guerra Mondiale, subito dopo la prima, l'incontro con una ragazza, una Luciana, una ragazza del rione Santa Lucia, una di quelle donne brune con i capelli neri, gli occhi neri, una bellissima ragazza di cui lui si era innamorato, e purtroppo questa ragazza finì tragicamente. E lui, nel aiutare le varie persone che incontra in America, e precisamente Gennarino, la zia e il padre, trasporta sempre in un filone di tenerezza. Poi un altro messaggio che io ho voluto mettere all'interno del romanzo, che tutto tende al bene. Io sono un ottimista per natura, e per cui anche se ci sono delle tragedie, delle vicende, le cose possono migliorarsi e si può arrivare al bene. Ed infatti, come tu hai detto, a proposito di tenerezza, i personaggi femminili sono davvero molto belli. Tu ne hai avuto una cura particolare. Maniacale, ma ne è valsa la pena, Elio, perché hai il ritratto delle figure femminili tutte diverse l'una dall'altra, ma tutte molto belle. Hai appena accennato di Irina, una storia d'amore che vive Gennarino, è una storia complicata. Quella che vive invece con Rachele è una passione pulita, sincera, una passione diversa. Perché Rachele è la classica brava ragazza, che è un amore anche platonico in un certo senso. E invece andando a Mario nell'epoca moderna, della Napoli moderna del 2022, Mario ha una relazione con Camilla. E Camilla è una donna dei nostri tempi, una donna moderna, una donna che in un certo senso lo surclassa anche da un punto di vista economico, del suo ruolo in società. Quindi, e per finire anche Rita sul finale della storia ha un suo perché, che poi insomma è una storia complicata, perché naturalmente non l'abbiamo detto prima, lo possiamo accennare, Mario ha una passione per le aste, a queste aste, perché appunto cerca un mood, un gancio che gli trasformi la vita, che insomma un colpo di fortuna. Quando andando alle aste lui vince all'asta una valigetta. In questa valigetta, questa è una cosa molto importante, in questa valigetta ci sono dei diari. E poi c'è anche una cornice con un ritratto di una donna che ricama. In quei diari c'è la storia di Gennarino. Non si sa scritta da chi, magari proprio dallo stesso Gennarino, ma noi questo non lo sappiamo. Ed è quella la fortuna di Mario, perché è da lì che gli viene in mente di scrivere. E questo suo sogno di scrivere un romanzo. Quindi è grazie a questi quaderni neri che lui trova in questa valigetta vinta, conquistata a quest'asta, che lui poi dà la svolta alla sua vita. E quindi ne parla appunto con la sua fidanzata storica, Camilla. Sì, Camilla è una persona ricchissima,
Non si sa da dove viene questa ricchezza, e qua infatti è un po' la parte nascosta, misteriosa del romanzo, perché io in questo romanzo ho voluto appositamente mettere dei punti, degli spot, come si dice in americano, nascosti. Camilla non si capisce perché è così ricca, però lei ostenta la sua ricchezza, vive negli agi, sartorie di alta classe, e tenta, ma non ci riesce, di nascondere questo suo modo di essere a Mario, ma Mario comprende assolutamente questa grossa differenza economica e ne risente. E infatti, mentre scrive il romanzo, comincia ad affezionarsi ai personaggi, ai protagonisti femminili ovviamente, e vorrebbe che la sua donna fosse molto più simile a Irina o addirittura a Rachele, piuttosto che la donna che gli sta accanto. E quindi man mano si allontana da questa sua compagna. Elio, c'è tanto da dire su Vite Sospese, ma si sa che i libri non vanno raccontati, vanno accennati e vanno soprattutto acquistati e letti. Questa è la cosa più bella che si possa fare, no? Donare un viaggio a chi poi li vuole leggere, a chi vuole viaggiare con la mente. Intorno appunto a Mario e a Gennarino, in due epoche diverse, noi abbiamo tanti altri personaggi, no? In fondo di Gennarino c'è anche il papà Salvatore, che lo trascina letteralmente a New York, la zia Antonietta, che ha tanta cura di lui, che desidera, insomma, che si vuol prendere cura di lui, conosce bene i pericoli di New York. E anche poi, lo hai appena detto tu prima, di questo capitano Ferguson. C'è un personaggio in particolare a cui tu ti sei particolarmente affezionato, che ti piace tanto, al di là dei protagonisti, naturalmente, Mario e Gennarino? Rachele. Rachele è il personaggio a cui tengo di più. Rachele è quella bambina che negli anni 30, lei era ricca di famiglia, giocava alla campana in un luogo che si chiama di Napoli, al Vomero, si chiama il Petraio, e vedeva questo ragazzino di fronte che faceva scorribande e che si fermava su un muretto ad osservarla, e che non aveva mai il coraggio di avvicinarsi perché aveva paura di ricevere un no, e sarebbe stato per lui, per Gennarino appunto, una cosa bruttissima, e quindi preferiva lasciarla come immagine. La storia che ho scritto porta questa ragazza, questa bambina, che poi diventerà una donna, Rachele, in una visione magica. Gennarino incontrerà questa donna quando sono adulti, e proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, e sarà lui a salvarla da una bomba. E da questa storia si sviluppa poi un amore che era rimasto sopito, semplicemente immaginifico, e che poi invece è diventato una storia molto bella. E ci tengo a Rachele anche per il suo modo di sognatrice, il suo modo di essere una sognatrice, ma anche Gennarino è un sognatore. E quindi anche durante la tragedia della Seconda Guerra Mondiale loro riescano a unirsi attraverso questi sogni. E questo è un personaggio a cui io sono molto molto legato. Ed infatti, come dicevamo prima, appunto, è il destino che lega tutti questi personaggi, le vite sospese di chi vive nel presente e di chi vive e chi ha vissuto in un passato poi neanche tanto lontano, voglio dire. E senza naturalmente svelare, perché assolutamente non va svelato nulla, ma voglio che tu accenni a questa cosa anche dell'emigrazione, del museo degli emigranti che c'è a Genova. Sì, da dove partivano questi bastimenti, no, per andare a New York? Sì, il museo di Genova, la costituzione di questo museo è recentissima, mi pare un paio di mesi fa, a settembre, e lì è il museo delle partenze,
dall'Italia verso il nuovo mondo, verso l'America, mentre Ellis Island, un'isoletta che sta a Manhattan vicino a New York, c'è il museo degli immigrati, di coloro che venivano dall'Europa a raggiungere l'America, e lì c'era l'accoglienza, e diciamo più che accoglienza c'era l'ispezione delle persone che viaggiavano in terza classe, perché quando c'erano i transatlantici, i piroscafi, c'erano la prima classe, la seconda e la terza. La prima e la seconda erano per i benestanti, loro arrivavano a New York direttamente al porto, una ispezione fugace, e potevano accedere a New York e all'America in toto, mentre le persone che viaggiavano in terza classe, che erano i più poveri, che avevano pagato magari in maniera anche esosa per le loro possibilità il biglietto di transito per l'America, a loro dal porto di New York, attraverso delle barche, dei barconi, venivano trasportati a questa isoletta, Ellis Island, per subire delle ispezioni molto complicate, che erano costituite da 29 domande. Se per caso qualcuna di queste domande non soddisfaceva il funzionario, l'ispettore, la persona in questione veniva sottoposta a ulteriori ispezioni, e le ulteriori ispezioni erano dovute fatte da 3 ispettori, e quindi c'era una selezione ancora ulteriore. Purtroppo succedeva che qualcuno non riusciva a ottenere Welcome to America, e quindi, non avendo nulla, si buttavano a mare, magari nelle acque gelide di New York, oppure costretti a ritornare con lo stesso piroscafo in Italia, si suicidavano. Quindi sono tragedie, ho parlato anche di questo nel romanzo, però diciamo è un en passant, in modo tale da non far sentire troppo pesante questa cosa, però era necessario parlare anche di queste cose, perché sono cose che non vanno dimenticate. Siamo in conclusione, Elio. Qual è il messaggio? Perché io credo che tutti i libri abbiano un messaggio, è una cosa che si scrive un libro per comunque mandare, no? Degli insegnamenti, dei messaggi, piccoli o grandi che siano. Questo è importante, no? Altrimenti un libro senza un messaggio non avrebbe senso. Qual è il messaggio di Vite sospese? Beh, è un po' complicato. E in genere quando io scrivo cerco di essere abbastanza lontano dai messaggi da mandare. Certe volte i messaggi sono impliciti, sono nascosti all'interno del romanzo. In questo caso i messaggi sono proprio espliciti, cioè tener conto della memoria delle cose. La memoria, la storia è importante e va mantenuta, e bisogna conoscere queste cose. Ed ecco per questo motivo ho parlato di emigrazione, ho parlato di Cosa Nostra, di mafia, ho parlato delle tragedie delle persone che si trovavano lontano da casa, quindi fuori dalle loro abitudini, dalle loro tradizioni, e sentire la nostalgia del proprio tetto, della propria patria, si può dire questa parola, della propria nazione. Quindi la sostanza qual è? Il messaggio è mantenere viva la memoria di queste cose, e nello stesso tempo dare sì che il messaggio sia non solo questo, anche quello di tendere al bene. Le vicende della vita possono essere complicate, ma il destino ti può dare una mano se tu hai voglia di mantenerti onesto, fedele ai tuoi ideali, cose che nei personaggi di questo romanzo sono chiaramente descritti. Grazie Elio per essere stato in mia compagnia. Grazie a te. Io invito tutti ad acquistare il libro di Elio Sabia, Vite Sospese, Europa Edizioni, che si trova online su tutti gli store digitali oppure ordinabile in tutte le librerie di Italia. Grazie.